Buonasera, vediamo gli argomenti di questa sera. I vigili del fuoco di Massa in sciopero, istanze inascoltate dal dirigente della caserma provinciale. Ipotesi 105 Summer Tour all'aeroporto di Massa, per Fratelli d'Italia una scelta incomprensibile. Parleremo poi della Calarese che si gioca il passaggio in Serie B, domenica per la gara col Benevento Maxi Schermo allo Stadio dei Marmi. Infine, un cuore forte. A Forte dei Marmi parte l'iniziativa che prevede 30 mesi di screening cardiologici. Tutto questo e molto altro qui tra poco ad Antenna 3. Conosco Ant da molti anni. Per me è come una grande famiglia, perché ho visto da vicino il loro lavoro e il loro impegno. I medici, gli psicologi e gli infermieri Ant vanno a casa dei malati di tumore e li curano gratuitamente ogni giorno. Però hanno bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 5 per 1000, vai su ant.it e scopri come fare. Monasterio è il centro cardiologico italiano che si prende cura del cuore di tutti, a tutte le età, con tecniche avanzate che migliorano la qualità della vita. In questa grande squadra ognuno gioca un ruolo fondamentale, personale sanitario, ricercatori, pazienti e volontari. Supportaci anche tu, con il tuo aiuto possiamo diventare ancora più forti. Dona il tuo 5 per 1000 a Monasterio, la squadra del cuore di tutti. Buonasera, benvenuti al nostro telegiornale. Apriamo con la cronaca. Mario Bertoneri, 69 anni, era sul lungomare a Marina di Massa, nei pressi della Romanina, con il suo cane, un meticcio misto barboncino, quando due pitbull slegati, lo hanno seguito anche senza accorgersene. Solo all'ultimo ha visto solo uno dei due pitbull che stava per azzannare il suo cane e con sangue freddo ha afferrato il suo barboncino e l'ha lanciato oltre il cancello per metterlo in salvo. Nella confusione il pitbull ha ferito Bertoneri alla pancia e alla mano. Al pronto soccorso gli hanno medicato le ferite e applicato un cerotto spiegandogli che non è consigliabile mettere punti sui morsi di cane per evitare infezioni. Bertoneri ha denunciato l'accaduto alla polizia e tramite un post su Facebook ha scoperto l'identità del proprietario dei cani, il quale ha negato la responsabilità sostenendo che i cani erano nel recinto. Molti utenti hanno confermato che i pitbull sono spesso in giro da soli e alcuni hanno proposto una petizione per farli togliere al padrone. Nessuno ha segnalato precedenti aggressioni. Bertoneri vuole essere risarcito e chiede che i cani siano messi in sicurezza, sottolineando che sarebbe potuto andare peggio se fosse stato con il nipotino. Presentato un esposto da parte dell'Associazione Massa Città Nuova in merito alla questione della secretazione del Consiglio Comunale sui lavori di Casa Ascoli. L'esposto consegnato al prefetto di Massa Carrara ha sottolineato come il Consiglio Comunale stabilisca la pubblicità delle sedute, tranne per tutelare i diritti di riservatezza delle persone o per un problema di sicurezza e di ordine pubblico, motivazioni che secondo loro in questo caso sono da escludere. Secondo Massa Città Nuova, il prefetto dovrebbe attivarsi immediatamente per richiedere il decreto con il quale rimuovere il presidente del Consiglio Comunale dall'incarico per atti contrari alla Costituzione e per grave violazione di legge. L'associazione ha aggiunto di aver presentato un esposto su Casa Ascoli alla Corte dei Conti regionale per gravi sprechi di denaro pubblico, chiedendo l'avvio di un'indagine per accertare la veridicità dei fatti illustrati, la consistenza del danno e le eventuali responsabilità. Scioperano i vigili del fuoco di Massa e si appellano al prefetto. Il motivo? La difficoltà di avere relazioni con il dirigente della caserma provinciale ed ottenere risposte alle istanze.
I vigili del fuoco di Massa Carrara stamattina scioperano e rappresenteranno al prefetto, attraverso una delegazione, la difficoltà di intraprendere e mantenere corrette le relazioni sindacali con il dirigente provinciale di Massa Carrara, il quale ignora le istanze che producono i lavoratori attraverso questa organizzazione sindacale, non rispondendo e ignorando completamente le prerogative che appunto sono sancite dal contratto di lavoro. Oggi scioperiamo, andiamo dal prefetto e chiediamo anche a lui che faccia in modo di fare pressioni sul dirigente provinciale. Un dirigente che si è insediato il 22 di dicembre del 2023, che ha incontrato le organizzazioni sindacali solo un mese dopo, a gennaio 2024, e con le quali non c'è nessun tipo di dialogo. Abbiamo cercato col dialogo, con dei comunicati, di portare le problematiche del comando di Massa Carrara all'attenzione del dirigente, che però non ha mai risposto a nessuna delle nostre note. Questa cosa ci ha molto infastidito, perché come organizzazione sindacale chiediamo innanzitutto rispetto per i lavoratori, perché noi siamo la voce dei lavoratori e il comando di Massa è un comando che ha moltissime problematiche. Oltre a questo, abbiamo intavolato già nell'anno precedente col vecchio dirigente dei lavori per quanto riguarda la rimozione dell'amianto nella sede di Aulla, nelle quali abbiamo riscontrato molte criticità, le quali ad oggi ancora teniamo risposta. Ci siamo rivolti alla procura di Massa Carrara, ai NAS dei Carabinieri e alle ASL per sapere se le procedure dei lavori che sono stati fatti in somma urgenza siano regolari, e ad oggi non abbiamo avuto ancora risposta né dal comando né tantomeno dalle istituzioni preposte. Ci sembra una cosa inaccettabile nel riguardo dei lavoratori, perché io vorrei ricordare che i vigili del fuoco lavorano 365 giorni all'anno, 24 ore su 24, per la cittadinanza, per cercare di portare il soccorso a tutti indistintamente, ma ad oggi al comando di Massa questa cosa sta diventando sempre più difficile per carenze di personale, per carenze di materiali e più che altro per la carenza del dirigente, che a quanto pare sembra sia qui parcheggiato da Roma a far ben cosa non abbiamo ancora capito, visto che non abbiamo un dialogo con questo dirigente. Sequestrata dalla Guardia di Finanza di Pisa, un'area utilizzata come discarica, e denunciato un soggetto per reati ambientali e abusivismo edilizio. Sentiamo. Sequestrata dalla Guardia di Finanza di Pisa, un'area utilizzata come discarica e denunciato un soggetto per reati ambientali e abusivismo edilizio. L'attività preliminare di ispezione, svolta con l'ausilio dei tecnici dell'ARPAT di Pisa, ha consentito di individuare la superficie adibita a deposito rifiuti, priva di impermeabilizzazione e conseguentemente a rischio di infiltrazione di sostanze nocive nel terreno sottostante, nonché la presenza di prefabbricati abusivi utilizzati per ricovero di mezzi e attrezzature. Nell'area sottoposta a sequestro giacevano oltre 70 tonnellate di rifiuti derivanti da scarti di lavorazione edile, per i quali il proprietario del terreno risultava sprovvisto di ogni autorizzazione. Vista la presenza di un grave pericolo per la salute pubblica, i finanzieri hanno sottoposto a sequestro l'area, mentre il responsabile delle violazioni, un italiano di 46 anni, proprietario del terreno e titolare di un'attività commerciale, è stato denunciato all'autorità giudiziaria per reati di abusivismo edilizio e deposito di rifiuti non autorizzato. La sentenza del TAR da Regione a Marco Baudinelli sulla sua elezione presidente dell'Accademia delle Belle Arti di Carrara. Baudinelli, infatti, dopo essersi candidato per dirigere l'Accademia e aver vinto le elezioni, ha visto invalidata la sua nomina dall'attuale presidente Antonio Passa, il quale ha deciso di indire nuove elezioni. Su questa decisione del TAR si è espressa anche la FLC-CGIL, che ha dichiarato di contare che si giunga al più presto a dare seguito rapidamente alla sentenza, affinché l'Accademia delle Belle Arti di Carrara possa tornare a parlare di sé solo per i suoi meriti di istituzione culturale di rilevanza nazionale.
Questa mattina, durante la seduta del Consiglio delle Autonomie Locali, CAL, composto dai presidenti delle province, dal sindaco metropolitano di Firenze e dai sindaci capoluogo, è stato eletto all'unanimità dei presenti il nuovo vicepresidente dell'organismo, Gianni Lorenzetti, presidente di UIPI Toscana della provincia di Massa e Carrara. Lorenzetti, che succede al vicepresidente dimissionario Vivarelli Colonna, sarà facente funzioni dal momento in cui il presidente Dario Nardella, sindaco della città di Firenze, cesserà di essere in carica a seguito delle prossime elezioni amministrative in attesa del rinnovo dell'organismo. Investimenti per 5 milioni di euro nei fabbricati negli alloggi popolari del territorio della Lunigiana. Sono il frutto di risorse provenienti dai fondi di bilancio dell'ERP, da libere regionali, dal piano operativo di reinvestimento 2023-2024, da bonus edilizi e da PNRR. Numerosi gli interventi sia su immobili in gestione totale da ERP, sia su quota parte su fabbricati a gestione condominiale mista pubblica e privata. Come ha spiegato Luca Panfietti, presidente di ERP Massa Carrara, l'attuazione di questi investimenti nell'ultimo biennio è stata possibile grazie alla stretta sinergia con tutte le amministrazioni comunali della Lunigiana. Adesso rimanete con noi qualche istante di pubblicità. Il cibo può essere raccontato, fotografato, osservato. Il cibo all'Acino Nero è gustato, abbinato, assaporato. Acino Nero, il gusto armonioso ed equilibrato dei sapori della natura. Taste Experience. Marina di Massa, via Magliano 22. Bella, ma... Da revisionare. Non preoccuparti. Apuana Speedy è il centro revisioni per veicoli fino a 35 quintali, ciclomotori, scooter e motoveicoli. Controlli accurati con servizio totale su carrozzeria, officina, gommista, elettrauto. Unico centro autorizzato nel rilascio del bollino blu. Posso fidarmi? Tranquilla. Prezzi chiari, personale qualificato, preventivi e pre-revisione gratuita. E tutto in 30 minuti, con revisione dei ciclomotori di qualsiasi cilindrata. Prenotate subito in una delle officine autorizzate o al centro revisioni autoveicoli Apuana Speedy, via Zara 810, Marina di Massa. E tu, Veronica, vuoi prendere in sposo il qui presente Armando? Assolutamente sì! Ma perché? Perché? Perché lui sa fare tutto. Con le attrezzature noleggiate da Italnolo, ha trasformato la nostra casa in una reggia. Italnolo! Tutto il bello del fare. ...105 Summer Tour all'aeroporto comunale di Marina di Massa. Per Fratelli d'Italia è una scelta che non aiuta il turismo e le attività commerciali. Sentiamo nel dettaglio. 105 Summer Tour in scena all'aeroporto comunale di Marina di Massa. Un evento approvato anche da Fratelli d'Italia, ma che ha forti dubbi sulla location scelta. Per il partito, infatti, gli eventi che attraggono turisti, visitatori e che pubblicizzano Massa sono ben accetti. Ma per il responsabile al turismo di Fratelli d'Italia, la zona dell'aeroporto rischia di penalizzare fortemente le attività commerciali, soprattutto del centro città, spingendo i turisti verso la Versilia, Forte dei Marmi e i suoi negozi locali. Secondo Fratelli d'Italia, questa scelta è incomprensibile, a loro dire, anche da tantissimi cittadini. Uno schiaffo ai commercianti e alle categorie del settore turistico della zona. Secondo Fratelli d'Italia, la risposta che verrà data ai cittadini in merito alla zona scelta sarà che la location è dovuta a una maggiore sicurezza dei partecipanti all'evento e per gli spazi che offre l'aeroporto senza disturbare nessuno. Per il partito, però, la sicurezza si può avere anche in centro città, in Piazza Aranci o per le strade di Marina di Massa in Piazza Betti. Secondo Fratelli d'Italia, infatti, anziché ospitare più di 20.000 persone ad un evento nella zona dell'aeroporto, sarebbe stato meglio accoglierne 5.000 ma nel centro città, per far vivere economicamente le attività massesi e per far conoscere meglio la città a turisti e visitatori.
Fratelli d'Italia ha concluso chiedendo all'amministrazione comunale di pensare a questi aspetti vitali negli eventi futuri che si terranno a Massa. Domenica 2 giugno alle 21, in occasione della semifinale di ritorno dei play-off di Serie C tra Benevento e Carrarese, il comune di Carrara allestirà un maxi schermo allo Stadio dei Marmi per consentire ai tifosi di assistere gratuitamente alla partita. Il maxi schermo sarà posizionato di fronte alla tribuna di impianto comunale, mentre i cancelli apriranno alle 19.30. Viste le disposizioni in materia di sicurezza e la capienza limitata della tribuna, per accedere allo stadio sarà necessario presentare un tagliando gratuito che sarà possibile ritirare alla biglietteria dell'impianto nella giornata di domani dalle 15 alle 18 e domenica dalle 11 alle 13 fino ad esaurimento della disponibilità. A Forte dei Marmi parte Un Cuore Forte, un'iniziativa dedicata alla salute che prevede per 30 mesi visite e screening cardiologici su un campione di 400 cittadini tra i 45 e i 69 anni. Il progetto su iniziativa delle politiche sociali e salute è patrocinato dal Comune di Forte dei Marmi e finanziato da ARS Medica e ha l'approvazione del Comitato Etico della ESL Toscana Nord-Ovest. Ascoltiamo le interviste. E questo progetto ci ha permesso di avere il comitato etico dell'area nord-ovest l'approvazione e consiste nel reclutamento volontario da parte dei cittadini di una fascia d'età indicata dal comitato etico, quindi 45-69, che sono esenti da eventi cardiovascolari pregressi e che si presteranno a due test con due step a distanza di 12 mesi l'uno dall'altro. I test che faranno saranno cardiovascolari e ematici, e con il supporto della società di mutuo soccorso e sono altre realtà locali in ambito sociale, la mutuo soccorso e sanitario, il San Camillo, che sono due istituzioni centenarie del posto. Al San Camillo faranno gli esami ematici. E verranno ripetuti dopo un anno e vedremo i risultati. Lo scopo è anche questo, che se dopo il primo o secondo step alcuni cittadini risultano essere affetti o comunque portati delle patologie, non vengono lasciati per strada, verranno ovviamente indirizzati a un secondo step per le patologie che verranno evidenziate ovviamente. I cittadini sono stati individuati con un software che ha evidenziato i cittadini, soltanto quelli residenti a Forte dei Marmi in quella fascia d'età, che attualmente attraverso i medici di famiglia che forniranno la loro opera in maniera gratuita e fuori dall'orario di lavoro, che non risultano avere degli eventi cardiovascolari pregressi ovviamente. E abbiamo sostenuto questa iniziativa con una sponsorizzazione e mettendo a disposizione dei locali della società dove verranno svolte le visite e gli accertamenti che il progetto richiede. È un'iniziativa che fa parte del DNA della società di mutuo soccorso, perché anche l'attività di prevenzione è sicuramente una cosa importantissima, tenuto conto che oggi, voglio dire, prevenire è sicuramente un aspetto necessario, direi, per una migliore qualità della vita della comunità. Un'iniziativa che penso possa essere molto utile per intercettare problematiche misconosciute in soggetti che sono apparentemente sani. La possibilità di eseguire questi esami gratuitamente per il cittadino e di poter individuare un gruppo di soggetti che possono essere a rischio di sviluppare malattie cardiovascolari è una cosa estremamente utile e direi anche scientificamente importante. La nostra è la seconda più grossa cooperativa della Toscana di medici, è una cooperativa nata sia per fornire servizi ai medici ma anche e soprattutto per compiere studi sia clinici che di territorio, di sanità territoriale, per migliorare i servizi, la qualità dei servizi e l'offerta ai cittadini.
Un anno fa all'OPA di Massa veniva inaugurato il nuovo blocco operatorio, un investimento da 17,7 milioni di euro, cofinanziato dalla Regione Toscana, per quasi 3.200 metri quadrati, 6 sale di cui un'ibrida che ha consentito interventi di altissima complessità. Il primo intervento nelle nuove sale è stato effettuato lo scorso 28 luglio. La riparazione della valvola mitrale in una paziente di 64 anni eseguita con tecnica endoscopica che solo pochi centri al mondo sono in grado di realizzare. Da quel giorno il blocco operatorio ha accolto 2.625 interventi, di cui 317 su piccoli pazienti. Di questi interventi, 1.679 sono state procedure emodinamiche eseguite attraverso l'inserimento di cateteri nei vasi sanguigni. In 120 casi la sala ibrida ha consentito interventi di altissima complessità che hanno visto la collaborazione di figure professionali diverse. Nuova stagione turistica alle porte. In Lunigiana nel 2023 si è registrata una sostanziale stabilità negli arrivi ed un calo nei pernottamenti. Adesso che si apre la nuova stagione turistica, si tirano le somme di quella appena passata andando ad analizzare i dati provenienti dal territorio lunigianese. Per quanto riguarda l'anno scorso, si evidenziano una sostanziale stabilità degli arrivi ed un calo più marcato dei pernottamenti, dovuti a un calo della permanenza media. Per quanto riguarda le locazioni turistiche, si è registrata una crescita del più 56% in termini di arrivi e del più 47,8% in termini di pernottamenti. Anche in questa tipologia ricettiva si registra un calo della permanenza media. Complessivamente, il sistema turistico della Lunigiana registra 48.101 arrivi e 142.984 pernottamenti in aumento rispetto al 2022, di ben 2.830 persone giunte sul territorio e di ben 6.948 pernottamenti, pari al più 5%. Inoltre, i dati delle strutture ricettive ufficiali del 2023 fanno emergere alcuni cambiamenti. Un'ulteriore crescita della quota di turismo straniero che arriva al 49,6% superando i livelli pre-Covid con una netta prevalenza di soggiorni in strutture extraalberghiere con un aumento di valori rispetto al 2022 del mercato americano, polacco e svizzero. Ma non è finita qui, perché i dati ufficiali del 2023 delle locazioni turistiche ci portano a fare altre riflessioni. Un'incidenza molto elevata di turisti stranieri nelle locazioni pari al 75% con una permanenza media di 5,4 notti. Una crescita di questi flussi su tutti i comuni della Lunigiana. Insomma, il settore turistico di Lunigiana sta chiudendo ogni stagione in positivo, dimostrando che la direzione presa dall'Unione di Comuni Montana Lunigiana capofila con l'ambito turistico della Lunigiana, dalle associazioni dedicate e dagli operatori turistici è quella giusta. Torniamo a parlare della Vespa velutina e della sua minaccia all'ecosistema. La Regione Toscana dà il via al piano di gestione per ridurne l'impatto, con uno stanziamento di 240.000 euro. Vediamo. Chi è, cosa fa, come è fatta, dove si trova e soprattutto come si gestisce la Vespa velutina. La Regione Toscana ha avviato una campagna informativa su questa specie aliena nell'ambito del piano di gestione della specie. Operativo dall'anno 2023 in attuazione della normativa europea e nazionale. La Vespa vellutina o calabrone asiatico a zampe gialle è un insetto originario del sud-est asiatico che ha raggiunto l'Italia nel 2012, mentre la prima segnalazione nell'area nord della Toscana risale al 2017. Il suo impatto sulla biodiversità è molto rilevante, in particolare per la pressione predatoria esercitata nei confronti delle api e di altri insetti autoctoni. Per questo, il piano di gestione della specie, a cui la Regione ha destinato ben 240.000 euro di risorse statali per le tre annualità, prevede la realizzazione di un sistema di monitoraggio su tutto il territorio regionale, che individui la presenza della specie invasiva e organizzi attività di distribuzione e neutralizzazione dei nidi, così da ridurne il più possibile l'impatto sull'ecosistema e sul patrimonio apistico regionale. Secondo la vicepresidente della Regione, assessore all'agricoltura, il piano rappresenta uno strumento a supporto degli apicoltori
agricoltori del territorio per intensificare la lotta contro una specie così invasiva che sta minacciando il patrimonio apistico. Nell'attuazione del piano sono coinvolte le istituzioni scientifiche come l'Università di Pisa con i dipartimenti di scienze veterinarie e di biologia e l'Università di Firenze col dipartimento di biologia per le attività di implementazione e coordinamento delle reti di monitoraggio e di formazione e supporto scientifico delle associazioni apistiche maggiormente rappresentative in ambito regionale. In occasione delle elezioni amministrative e delle elezioni europee che si svolgeranno sabato 8 e domenica 9 giugno, sono stati predisposti turni per il rilascio delle certificazioni per gli elettori fisicamente impediti della zona delle Apuane e per la zona della Lunigiana. Sabato 8 giugno le certificazioni saranno effettuate alla Medicina Legale di Aulla, di Carrara e di Massa. Domenica 9 giugno le certificazioni saranno rilasciate per la zona Apuane alla Casa della Salute a Carrara e alla Medicina Legale a Massa, per la zona Lunigiana al Poliambulatorio di Aulla, Ospedale di Fivizzano e al Distretto Sanitario di Pontremoli. È arrivato a conclusione il ciclo di concerti al ridotto del Teatro degli Animosi, organizzato dal Comune di Carrara. L'ultimo appuntamento si intitola Giovani Promesse e avrà come protagonista Carlo Solinas al pianoforte con un repertorio musiche di Bach, Mozart e Chopin. Il concerto è in programma domani alle 21. Adesso vediamo insieme le previsioni meteo dei prossimi giorni. Il meteo è presentato da Brico Center Massa, il tuo vicino di fare. Previsioni per sabato 1 giugno. Cielo sereno o poco nuvoloso sulle zone pianeggianti e costiere, addensamenti più intensi a ridosso dei rilievi, specie nel pomeriggio. Temperature minime in lieve calo, massime in ripresa soprattutto sulla Lunigiana. Venti da sud-sud-ovest, deboli o moderati, con rinforzi pomeridiani. Mare mosso, specie al mattino. Domenica 2 giugno, nuvolosità variabile con prevalenza di schiarite lungo la costa, ma in un contesto velato. Addensamenti intensi in prossimità delle aree montuose. Temperature stazionarie o lieve diminuzione nei valori diurni. Venti deboli dai quadranti occidentali con locali rinforzi nel pomeriggio. Mare poco mosso. Lunedì residue stabilità che si manifesterà soprattutto nelle ore pomeridiane con brevi acquazzoni in sconfinamento dalle aree montuose. A seguire possibile graduale aumento della pressione. Temperature stazionarie o un ulteriore calo le massime. Venti deboli o moderati da sud-ovest. Mare poco mosso. Per aggiornamenti www.meteoapuane.it. Il meteo è stato presentato da Brico Center Massa, il tuo vicino di fare. Via Marina Vecchia 5. Ti aspettiamo! Il nostro telegiornale termina qui. Grazie di essere stati con noi. Buona serata.